Buongiorno, buongiorno e bentornati a dentro la notizia, la nostra rassegna stampa quotidiana, come sempre vedremo gli argomenti principali riportati questa mattina sui quotidiani locali, quelli su carta stampata, i due maggiori della città, la provincia e il messaggero e poi naturalmente andremo a vedere anche Cosa propongono i quotidiani telematici, sia quelli locali che quelli nazionali. Eh, andiamo a vedere subito allora quello che propongono appunto i eh, giornali questa mattina, eh, si parla molto di questa questione, eh, scuole, eh, sia per quel che riguarda la scuola di Via Don Milani, sia anche. Per quel che riguarda la materna Galilei, c'è questo titolo infatti che noi troviamo sulla pagina del Quotidiano La Provincia come apertura, Allarme scuole, topi alla materna Galilei, questo è il eh, titolo, bambini costretti a consumare un pranzo al sacco, i genitori alzano la voce, scricchioli alla Don eh, all Milani, l'istituto resta chiuso per ulteriori verifiche, questo è quanto scrive il eh, quotidiano la provincia. Veniamo a vedere il titolo anche nella pagina interna. Scricchio lì alla Don Milano, la scuola resta chiusa, questo il titolo, saranno effettuate ulteriori verifiche. In estate partiranno i lavori di manutenzione. Topia alla materna Galilei invece l'unico costretti a consumare un pranzo al sacco. Questo è quanto scrive appunto il quotidiano La Provincia. Notizia che naturalmente troviamo anche sulla pagina del quotidiano Il Messaggero, eccola qua con questa foto a centro pagina. La Don Milani chiusa per sei giorni, questo è quanto scrive appunto il quotidiano Il messaggero, il caso genitori preoccupati, il sindaco firma l'ordinanza, ennesimo sopralluogo dei vigili del fuoco che non hanno trovato anomalie però nella scuola di via Don Milani che comunque resterà chiusa fino a lunedì prossimo. questo eh, è quanto ha deciso appunto con questa ordinanza il sindaco Pietro eh, Tidei. Mm, ma vediamo il servizio di Sonia Bertino su questo argomento. Il sindaco ha ordinato la chiusura della scuola dopo quegli scricchioli sospetti che avevano portato gli insegnanti ad evacuarla, ma a quanto pare nessun danno strutturale. No, assolutamente non c'è nessun danno strutturale. Diciamo la scuola è in sicurezza perché. La struttura è sana, quindi al di là di qualche problema di manutenzione che comunque già stiamo provvedendo ad eliminare, non a caso eh, una gara d'appalto in corso proprio per questa scuola, I, i termini scadono il 4 giugno, quindi a dimostrazione dell'attenzione che stiamo poi prestando nei confronti delle scuole non c'è diciamo, particolare attenzione in nessun campo. La scuola è perfetta, la scuola può funzionare, c'è stata questa. Diciamo, poi dichiarazione del sindaco che sfocierà in un'ordinanza per tranquillizzare i genitori che volevano l'intervento ulteriore dei vigili del fuoco di Roma per verificare queste cose, abbiamo chiamato quindi i vigili del fuoco di Civitavecchia, loro li abbiamo pregati di far venire i colleghi da Roma sono venuti e li avete visti perché erano qui fino a due minuti fa e non hanno riscontrato niente quindi anche loro, a loro la struttura non ha problemi la scuola quindi può funzionare perfettamente adesso io parlerò col sindaco parlerò con la preside ma soprattutto mi preme diciamo, tranquillizzare i genitori io capisco che i genitori Purtroppo presi da esempi sbagliati della politica, della cattiva amministrazione, a volte sono portati diciamo, ad avere della sfiducia nei confronti delle istituzioni, di chi amministra, di chi si ritrova a ricoprire incarichi come il sottoscritto. Però quando l'ingegnere. Del, Dell'assessorato, quindi l'ingegnere Iorio, quando l'ingegnere Evangelista oh, abbiamo chiamato questa mattina anche l'ingegnere della sicurezza, l'ingegnere del piano, i vigili del fuoco di Civitavecchia, i vigili del fuoco di, di Roma dicono che la struttura è sana. Io credo che anche i genitori, insomma, devono stare tranquilli, quindi devono affidare i loro bambini alla scuola, ma non affidarli e poi stare in tensione o, o stare preoccupati, no, affidarli alla scuola e essere, diciamo, tranquilli che la scuola può funzionare e sicuramente senza nessun pericolo per loro. Poi noi speriamo e ci auguriamo, lavoriamo per questo, di consegnare una scuola ancora migliore per settembre, quindi lavoreremo in questa direzione. E questa è dunque l'intervista di Sonia Bertino all'assessore all'edilizia scolastica eh, Alvaro Balloni che appunto come avete sentito ha molto tranquillizzato i genitori eh, degli alunni della scuola Don Milani sulla situazione appunto eh, strutturale della eh, scuola che però come avete sentito resterà chiusa fino a lunedì prossimo. Andiamo avanti con le altre eh, notizie perché eh, altro argomento che troviamo e di cui si discute ancora sulle pagine dei giornali è quello riguardante la tassa sui croceristi. Titolo che troviamo sia sulla pagina del quotidiano ehm, Il Messaggero Tassa Croceristi, Il Pincio Sonda i Cittadini su Facebook. Questo il titolo scelto appunto dal quotidiano. Eh, il messaggero per parlare di quello che assomiglia appunto a un referendum, anche se eh, fatto su un social network, e poi naturalmente anche eh, la provincia con il eh, titolo La tassa d'ingresso andrebbe rivista. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia, riportando una frase del consigliere eh, Vitali che lo dice appunto al primo cittadino. Vediamo il titolo anche nella pagina interna con eh, questo titolo. Appunto rivedere la decisione sulla tassa di eh, soggiorno la richiesta arriva dal consigliere Dimitri Vitali non sono delibere che vanno presentate obbligatoriamente insieme al bilancio di previsione, ha detto eh, Vitali. Eh, vediamo però anche le altre notizie, perché ad esempio a Centropagina, altro argomento di cui si parla molto sui giornali quest'oggi è quello riguardante il pignoramento. Eh, al eh, Pincio, Tidei giù le mani dai soldi del Pincio, questo è il titolo della provincia, il sindaco si oppone al pignoramento da 1 milione e 600 Euro relativo ai lavori di copertura della trincea ferroviaria, per poter pagare gli stipendi ai dipendenti comunali il primo cittadino chiederà aiuto all'Enel, titolo che troviamo anche nella pagina interna, Tidei quei soldi non sono Pignorabili, questo il titolo. Il Sindaco interviene sulla somma di eh, 1,6 milioni pretesa dal Consorzio di imprese per i lavori di copertura della trincea eh, ferroviaria. Il primo cittadino ha subito diffidato la tesoreria, questo problema lo abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione per garantire. Gli stipendi dei dipendenti comunali: bisognerà chiedere aiuto all'Enel o procedere con un'anticipazione di cassa. Questo è quanto scrive il quotidiano La Provincia. Andiamo a vedere invece Il Messaggero, che invece sceglie proprio questa come apertura: pignoramento illegittimo. Questo il titolo Tidei si scaglia contro la tesoreria non poteva bloccare i soldi delle retribuzioni dice il comune ha già avvisato della situazione la corte dei conti questa appunto l'accusa lanciata dal sindaco Pietro Tidei che però possiamo andare a sentire direttamente dalla sua voce eh, nell'intervista che abbiamo realizzato appunto su questo argomento. Vediamo. Pignorato 1.600.000 euro al comune per i lavori sulla trincia ferroviaria. Residamente 1.100.000 e sì, è stato pignorato da parte della società costruttrice dell'Imcia Ferroviaria, la quale ovviamente dopo aver aspettato cinque anni ha deciso di pignorare presso la tesoria provinciale quei soldi che dovevano tra l'altro servire anche a pagare gli stipendi. È un atto grave che noi riteniamo che abbia fatto il tesoriero perché il tesoriero non avrebbe dovuto concedere vincolo su queste somme perché queste somme sono viceversa vincolate al pagamento degli stipendi e a tutelare i, diciamo, i beni primari e i servizi essenziali all'amministrazione comunale. Quindi è ovvio che noi non solo adesso ricorreremo in sede di dichiarazione del sovignorato, ci opporremmo, però rimane il fatto intanto che dobbiamo trovare i soldi e pagare gli stipendi. Ci siamo già rivolti alla Regione Lazio, ovviamente questo è un ritardo dal 2008 che la Regione Lazio ha nei confronti di questa amministrazione. Ovviamente gli ultimi diciamo, um, amministratori, che sono quelli recentemente arrivati, cioè la Giunta Zingaretti, non ha responsabilità alcuna: Ha responsabilità ovviamente della Polverini e dell'amministrazione precedente, cioè di Moscherini, che ovviamente hanno lasciato di questa situazione. Questo debito che è maturato ha spinto la società a fare il pignoramento presso terzi. È un atto gravissimo, ripeto, che vede anche la responsabilità che noi abbiamo annunciato alla Corte dei Conti e ai tesorieri, però nel frattempo, al di là di queste responsabilità, noi ci dobbiamo assolutamente fare carico di riperire le somme e pagare gli stipendi. Stiamo facendo uno sforzo enorme. O l'Enelle o la Regione Lazio, comunque, questi soldi dobbiamo reperirli. In caso contrario, ovviamente, dovremo rivolgersi alla tesoreria per avere un'anticipazione di cassa che ci consenta di pagare regolarmente gli stipendi, come è giusto che sia. Però, come dici, qui ormai il Comune è diventato un colabrodo: cioè, stanno venendo a galla tutte le malefatte di un'amministrazione scialba, scialaccona, irresponsabile che ha ridotto questa città allo stremo e non finirò mai di dirlo. Questa città è stata ridotta allo stremo da un'amministrazione veramente incapace, arrogante e cialtrona e questo purtroppo è il risultato che stanno pagando i cittadini. E parliamo di altri argomenti ancora che troviamo appunto sulle pagine dei giornali, ad esempio quello che riguarda eh, i fumi di Porto ed Enel, perché è in programma appunto, una manifestazione contro i fumi di Porto e Enel eh, con, dal titolo Che aria che tira, eh, questo è il titolo di questa manifestazione eh, che mh, appunto, ci sarà a, a breve. In eh, città. E poi ci sono anche altre notizie, come ad esempio questa eh, che eh, riguardano alcuni disservizi: eh, treni, stracolmi e la sesta carrozza ancora non c'è. Questo è quanto scrive il quotidiano Il Messaggero per parlare delle Ferrovie dello Stato che l'avevano promessa questa sesta carrozza entro aprile per far fronte all'invasione dei croceristi, e invece eh, questa carrozza, come abbiamo visto, ancora eh, non c'è. Eh, restando sempre in tema. Di di, eh, di servizi possiamo andare a vedere anche alcuni titoli che troviamo sulla pagina della provincia invece come ad esempio ad Aurelia dove si fanno le pulizie da soli i cittadini, a Aurelia pulizie fai da te è infatti il titolo della, del, eh, della provincia, vediamo anche il titolo nella pagina interna, eccola qua pulizie fai da te nella zona di Borgata Aurelia i cittadini si rimboccano le maniche questo è quanto scrive il eh, quotidiano eh, la provincia, ma restando sempre a, a questioni eh, di eh, degrado, possiamo andare a vedere appunto, eh, anche quest'altro titolo: ovvero l'erba alta nei pressi del, eh, dell'ospedale San Paolo. Frascarelli dice che è ora di intervenire. Il consigliere si rivolge all'amministrazione. Vediamo anche il titolo nella pagina del quotidiano. Eh, la provincia con eh, il San Paolo circondato eh, dall'erba trascurata la zona nei pressi dell'ospedale i cittadini si lamentano intervento del consigliere Giancarlo Frascarelli in estate quelle aree saranno a rischio incendi e ora che l'amministrazione faccia eh, qualcosa questo è il titolo scelto appunto dal quotidiano la provincia e poi c'è anche questa foto oh, che appunto oh, come vedete Frascarelli seduto su una panchina che legge il giornale e che eh, è praticamente mh, circondato dall'erba alta. Eh, L'abbiamo intervistato Frascarelli su questo argomento, sentiamo che cosa ci ha detto. Erba alta in quasi tutta la città. Bah, è quello che tutti i cittadini stanno notando e lo fanno chiamando le forze di opposizione io avevo detto più volte proprio anche tramite questa emittente soprattutto che avevamo dato un anno di bonus per fare organizzare i servizi per dare la possibilità ai nuovi di insediarsi e diciamo, diventare una sorta di connubio con il nuovo ruolo però eh, la gente ci chiama e noi non possiamo far finta di nulla. Eh, pur eh, avendo, diciamo, anche, voglio dire, nutrita simpatia per questa amministrazione e per il capo dell'amministrazione, non posso esimermi dal richiamarlo e dire, eh, caro sindaco, io ho provato a mettermi a disposizione chiedendo di fare un giro, un soprologo, dando soddisfazioni ai cittadini che eh, mi chiamano, soprattutto nelle zone dove ho fatto tanti anni politica perché mi conoscono. Eh, questa mattina, diciamo... In tono ironico, un po' scherzoso, abbiamo organizzato con alcuni amici una scenetta per cercare di fare da sproni all'amministrazione. Non deve essere una eh, questa mia intervista, una sorta di eh, nota dolente. purtroppo poi così la prendono dalla parte di là. Purtroppo siamo avversari. Ci siamo messi seduti nelle banchine delle de, aree a verde vicino alla sosta della fermata dell'autobus, vicino all'ospedale, per far notare che l'erba ormai è superato. Quasi l'altezza d'uomo, e questo non può essere. Non può essere di una città che, comunque, volge a un cambiamento. Una città dove vediamo che eh, laddove invece funzionano le cose all'interno di tutto quello che è il bacino e tutto quello che è il, il, il nostro punto di interesse, la nostra attrattiva che è il porto, tutto funziona diversamente. Allora, se eh, c'è bisogno di dare una mano, sono disponibile anche a. Portare documentazioni delle nostre perlustrazioni al sindaco, ma che si diano delle risposte imminenti, anche perché fra qualche tempo, e questo è il mio pensiero e la mia paura, l'erba che oggi è verde diventerà, diciamo, si secca, come si sa, nei periodi di caldo, quando si alza la temperatura, è, e poi si rischiano gli incendi. E lì la questione è diversa. Laddove oggi c'è l'erba verde e si potrebbe dire al sindaco che lo ringraziamo perché dove negli anni passati si parlava di cementificazione oggi sicuramente possiamo parlare di tanto verde lui lo rappresenta con l'erba alta, bene anche questo è un record chissà che c'è un concorso nel, nel comprensorio fra i comuni per chi ha l'erba più alta e noi stiamo battendo tutti i record allora al di là delle battute a scherzo io dico caro sindaco credo che il rapporto ci sia che eh, sia la volta di andare a fare un giro di perlustrazione e far funzionare un pochino le cose, e magari fare una tornazione pubblicarla ai cittadini che magari trovano pace e non disperazione e insoddisfazione come in questo periodo. Questo dunque il pensiero di Giancarlo Frascarelli eh, sull'erba alta eh, in varie zone della città, soprattutto appunto come avete sentito nei pressi dell'ospedale San Paolo. Vediamo invece i titoli per quel che riguarda la pagina del comprensorio. Andiamo a vedere appunto oh, che cosa propone il Messaggero dove si parla di donne in corsa a Roma. Questo appunto il titolo scelto dal quotidiano. Eh, il messaggero per parlare di questo Race for the Cure con ehm, Città cioè, Vecchia, ma anche Santa Marinella, appunto, che parteciperà a questa eh, manifestazione. Sul quotidiano La Provincia, invece, andiamo a vedere eh, Santa Severa. Si parla eh, degli aspiranti sindaco per il castello pubblico in vista delle elezioni del prossimo weekend. Naturalmente, eh, a questo punto, la campagna elettorale si fa serrata. Eh, e allora andiamo a vedere tutti i candidati si dicono a favore della valorizzazione pubblica del castello Santa Marinella successo per il confronto pubblico tra i cinque aspiranti sindaco sui temi riguardanti il futuro del maniero Bacheca fronti Roberta Felici per fratturato Barbazza eh, padroni hanno risposto alle cinque domande preparate dal comitato organizzatore obiettivo comune restituire il un ruolo di primo piano al complesso monumentale in accordo eh, con gli altri enti preposti. Questo eh, è quanto scrive il quotidiano eh, La Provincia. Altro titolo che troviamo sempre sulla pagina del comprensorio è quello riguardante Tarquinia: eh, San Giorgio, casa condonata verso la demolizione. Questo è il titolo. Andiamo a vedere il eh, titolo anche nella pagina interna. San Giorgio, il comune. Fa demolire una casa ma è condonata. A Tarquinia l'assurda storia di due cittadini. L'amministrazione comunale risponde ai proprietari dopo sette anni e quando i titolari sono in fin di vita. Nella giungla eh, dell'abusivismo, l'unico immobile regolare sarà raso al suolo. L'avvocato Serra dice ingiusto, evidente l'irregolarità. Questo eh, è quanto scrive appunto, il, eh, quotidiano, mh, il quotidiano. La provincia. Ma eh, tornando invece naturalmente a Santa Marinella in vista appunto delle elezioni, abbiamo appena visto la notizia riguardante eh, il eh, confronto fra i cinque candidati sindaco eh, per il comune di eh, Santa Marinella eh, avvenuto appunto al castello di Santa Severa. Eh, vediamo oh, maggiormente nel dettaglio che cosa è successo in questo confronto attraverso questo servizio. Dopo le polemiche per i mancato confronti in tv tra i cinque candidati a sindaco, l'occasione per vederli insieme prima delle elezioni l'ha offerta il Comitato Cittadino a Difesa del Castello che ha organizzato domenica una manifestazione che ha incontrato uno straordinario successo di pubblico. Si è parlato solo del maniero medievale, che rischiava di essere venduto, nella migliore delle ipotesi, una parte di esso privatizzato. I membri del comitato, quindi, hanno voluto far incontrare i cinque candidati sindaco per sentire il loro progetto sul maniero storico. I presupposti da cui si è partiti non erano certo dei migliori, visto che in occasione dell'ultimo Consiglio comunale non è stato approvato il progetto per l'uso pubblico per fini socio, culturali e turistici del castello, appositamente predisposto dal direttore del museo, dottor Flavio Enei. In quell'occasione, ha commentato Bacheca, la mancanza del numero lega legale ha impedito all'Assemblea di approvare le importanti indicazioni progettuali che da diversi mesi attendevano di essere inserite all'ordine del giorno. Scampato il pericolo della privatizzazione del bene con l'esclusione di fatto del comune di Santa Marinella da qualsiasi decisione, così come la passata giunta regionale stava facendo, aspettiamo di verificare sul campo gli indirizzi della nuova amministrazione Zingaretti. Il quale, in una pubblica manifestazione a Santa Marinella, ha dichiarato chiaramente la volontà di lavorare insieme al Comune e al Comitato per giungere il più presto possibile alla riapertura del complesso con nuovi investimenti che consentiranno al Castello un respiro culturale e turistico di altissimo livello, con importanti ricadute occupazionali. Durante la manifestazione sono state rivolte cinque domande a cui ogni candidato ha dato la sua posizione Roberto Bacheca, Massimiliano Fronti, Massimo Padroni, Roberta Felici per Eugenio Fratturato e Renzo Barbazza hanno parlato in merito al fatto se ritenevano che il comune doveva avere un ruolo di primo piano nella gestione del castello investendo anche significative risorse economiche dal proprio bilancio per avviare il progetto di valorizzazione, se intendevano adottare con delibera il Consiglio il progetto sull'uso pubblico del castello, rispingendo ipotesi di privatizzazione da parte della Regione, se intendevano intervenire subito per aprire il castello alle visite guidate e convocare un tavolo di lavoro tra comune e regione, e chiedere il ripristino dei 200.000 euro di finanziamento annui per la manutenzione, pulizia e, guardia e guardiania. Ed infine saranno d'accordo sulla creazione di un'unica area archeologica, naturalistica e monumentale e di un parco marino che includa la riserva di Macchiatonda, tonda, e il castello di Santa Severa. Scontate ovviamente le risposte da parte di tutti i candidati, pur con accenti e sfumature diverse, nella sostanza è stata dichiarata da tutti la volontà di impegnarsi per l'immediata riapertura e valorizzazione pubblica del monumento con il comune di Santa Marinella finalmente in un ruolo di primo piano in accordo con gli altri antipreposti, a cominciare dalla regione. E allora questa è appunto la situazione riguardante Santa Marinella in vista delle prossime elezioni amministrative. Apriamo la pagina della cultura, parliamo di musica perché c'è questa interessante iniziativa Sagrabanda, così si chiama, Domenica di Musica Al Traiano, questo è il titolo del quotidiano la provincia. L'evento è finanziato dalla Fondazione Casta di Risparmio di Civitavecchia e inizierà con un'esibizione a piazza degli eventi. Poi finale a sorpresa, previsto per le 19.15 e quindi giovedì la distribuzione dei biglietti. C'è stata la presentazione ufficiale di questa iniziativa, per noi c'era Riccardo Fondi che ha intervistato Maria Letizia Beneduce e il Presidente della Fondazione Vincenzo Cacciaglia. Vediamo. Seconda edizione per il Festival Musicale Sagrabanda, come si inserisce questo progetto nell'ambito di quelli organizzati dalla Fondazione? Ma dicevo prima la Fondazione è sempre attenta ai progetti che riguardano la musica perché chiaramente avendo un grande teatro a Civita Vecchia prevalentemente viene favorita la prosa come è giusto che sia. La Fondazione ha quindi accolto sempre le richieste per quello che riguarda la musica. Eh, siamo alla seconda edizione. Eh, la prima è stata l'altro anno alla Cittadella della Musica, molto suggestiva, molto bella, ed è un fatto che secondo me è importante perché c'è anche una riscoperta di certe tradizioni e di certe musiche. Eh, da ragazzini si ricorda la banda, noi da piccoli correvamo dietro le bande a, a sentire queste musiche che ci sembravano particolari e veramente molto, molto eh, attraenti da certi punti di vista. Oggi è chiaro che la cultura è diversa, è chiaro che il mondo è cambiato, ma è altrettanto vero che eh, riescono le bande a fare de delle musiche veramente eccezionali e è bene che tutti le, le conoscono. Quest'anno in particolare ci sarà la possibilità di, fruire, di farla fruire a più persone perché si fa a Teatro italiano quindi oltre 600 posti. E poi vi saranno dei giri per la città e questo consentirà alle famiglie, anche ai genitori con i bambini, di vedere e di andare un po' a sentire quello che fanno queste bande. Ripeto, tutte particolari e tutte molto bravi e poi, soprattutto, prevalentemente nel nostro territorio. Seconda edizione del Festival Musicale Sacra Banda: quali sono le caratteristiche dell'evento e cosa contraddistingue l'edizione di quest'anno? Allora, l'edizione di quest'anno si eh, differenzia dall'edizione eh, precedente perché è diventato un festival bandistico itinerante. Che cosa succede? Che cosa significa? Praticamente eh, si svolgerà in un'unica giornata che sarà domenica 26 maggio e il progetto si articolerà in due fasi, in esterna e in interna. In esterna vuol dire che dalle 16 del pomeriggio, eh, da varie location eh, della città, sfileranno le quattro bande coinvolte, che sono appunto la banda Puccini, la banda Ponchiali, gli Amici della Musica e Lumiere e la Pipe Band of Rome, che è una banda di cornamuse scozzesi. Dopodiché, a partire dalle 17, eh, ci, si trasferà, eh, eh, ci si trasferirà all'interno del Teatro Traiano dove ogni banda si esibirà per circa 20 minuti e alla fine eh, ci diletteranno con un gran finale a sorpresa che non voglio svelare perché altrimenti non sarebbe una sorpresa. Perché questo nome Sacra Banda? Dunque, Sagra Banda eh, deriva da due doppi significati. Allora, innanzitutto eh, da una famosissima danza eh, rinascimentale eh, che appunto era la Sarabanda e come ogni danza coinvolgeva eh, la, la popolarità di, di, di quell'epoca. Sagra banda, perciò riprende molto anche il suono della parola, eh, deriva dal fatto che la banda essendo una eh, diciamo istituzione proprio festosa di aggregazione ehm, è eh, molto identificativa da parte di ogni comunità che appunto si ritrova nelle sagre. È, è da qui che deriva il nome eh, Sagra banda. Andiamo a vedere la pagina dello sport. Cominciamo con la provincia che titola sul calcio e su questo KO del Tolfa Playout è retrocessione, questo appunto è il titolo del quotidiano eh, la provincia, eh, titolo che troviamo anche nella pagina del quotidiano Il Messaggero, eh, sempre naturalmente parlando di calcio, eh, retrocessione amara per il Tolfa ma si spera nel ripescaggio, questo appunto è quanto eh, dicono, oh, mh, quando dice Il Messaggero su questo eh, argomento. Poi eh, si parla anche di eh, pallanuoto con la SNC che è rilanciata dal pari in casa della capolista Canottieri Napoli e ancora di hockey in line con il Palamercuri, gestito a metà da Pirata e Civitavecchia Skating, la soluzione alla quale sta lavorando l'amministrazione per mettere d'accordo le due società. Giovedì, vertice decisivo all'ufficio sport. Questo è quanto dice appunto. Il quotidiano, il quotidiano, il messaggero. Vediamo invece sulla provincia gli altri titoli di sport. Si parla di basket del campionato di Serie D con il Pirgi che si prepara alla finale dei play-off, e poi ancora pallavolo. con il talento Civitavecchiese Giordano Mattera, trascinatore a Padova, questo appunto è quanto scrive il quotidiano La Provincia, evidenziando appunto l'ottimo campionato del palleggiatore Civitavecchiese Giordano Mattera, appunto in forza al, ehm, al Padova. E questo è quanto per quello che riguarda la prima parte della nostra rassegna stampa dedicata. Come sempre ai eh, giornali, eh, andremo a vedere invece quali sono gli argomenti principali nella seconda parte, eh, con i quotidiani telematici. Lo faremo subito dopo la pubblicità. A tra poco.